Abbiamo 21 tutti, no, dopo pranzo va via. No, no, io ti prego di rimanere. No, si può essere, ma io ho detto. Guardate di qua. Ottimo. Grazie. Da sì. Buongiorno. Buongiorno. La mostro. Sì, sì, sì. Subito dopo. Buongiorno. Grazie. E per noi anche una motivazione d'orgoglio la presentazione che seguirà sulla ferrovia, il piano che ci presenterà la RFI, perché è un progetto a quale il nostro territorio. Tutte le autorità presenti, alla polizia, al Stato, vedo anche i carabinieri, la polizia locale, i vigili del fuoco, saluto tutti i rappresentanti dell'amministrazione. Ha anche detto che settimana 15 giorni fa siamo stati proprio a Riva, tutti i sindaci del territorio, abbiamo adottato grandi mancamenti, chiamiamoli infrastrutturali, abbiamo fatto il punto di attenzione su questa tematica che riteniamo essere interessante per il futuro di questo territorio. E ci sarà anche poi il momento. Per fare un attimo per relazionare la giunta su quella che è appunto l'attività che ci sarà quest'anno sotto appunto la presidenza italiana di USA, che come sapete vede ringraziare tutti i presenti, i miei colleghi amministratori e le persone che sono qui oggi, in particolare la giunta che ha scelto di prendere questi incontri sul territorio proprio funzionato dalle macchine, parlo di tutto l'Alto Garda, non soltanto di Riva, e quindi la possibilità di arrivare qui con la ferrovia sarà importantissimo dal punto di vista turistico, ma sarà altrettanto importante appoggiare una giunta provinciale presso stesso comune. Diciamo che da ottobre ci eravamo fermati a causa ovviamente del Covid, quindi le giunte erano a dialogare per riuscire a fermare.
Grazie Presidente, torneremo a lei. Ha affrontato all'inizio della giunta la difficile situazione, la preoccupante situazione che il mondo sta vivendo, che l'Europa sta. Riguarda la circolazione ferroviaria di Trento, e dove serve appunto esprimere anche un parere sulla compatibilità ambientale. Come ben sapete, questo è un progetto. Allora, il compito nostro è anche quello di lavorare per permettere e per vedere nei prossimi anni anche la realizzazione stessa. Complementari per quanto riguarda le tematiche di carattere ambientale sulle quali noi vogliamo essere molto attenti, come l'impatto sui siti inquinati di Trento Nord. In modo spinto a questo finanziamento con 12 milioni e 600 mila euro, credo che sia un'attenzione enorme da sempre che diamo, ma in questi ultimi tre anni sapete che quello che è successo, le aziende provenienti da Andalo, una quella di Andalo che fa un investimento direttamente ad Andalo per 13 milioni di euro e l'altra di Andalo che viene, e guardo il sindaco, a Nago Torbole a costruire il primo 5 stelle. Delle acque che escono dal fiume, dal corso dell'Adige, è un progetto da circa 5,5 milioni di euro che sarà finanziato con fondi statali, per 3,9 milioni sono fondi che vanno a intervenire sul contenimento del rischio. Per spiegarlo abbiamo voluto prima affrontare in un altro momento più a livello della, le altre tematiche infrastrutturali che abbiamo trattato con i sindaci 15 giorni fa e lasciare a latere questo in un momento, diciamo, che è quella di Drò. Bene, il traffico bidirezionale medio del 2018 era di 19.000 veicoli all'oppio e di 29.000 e 22.000 veicoli. Quindi la situazione di partenza è esattamente questa. Due arterie che nei momenti di picco, ma non solo, perché i dati medi sono altri.